Spese di Natale condizionate dal difficile momento storico che il mondo sta attraversando. Anche a Brindisi, la scelta di una riduzione della spesa regalo e di una modalità di acquisto legata all'utilità ha avuto il sopravvento, provando a utilizzare anche le opportunità del recupero di una parte delle somme spese, sfruttato dai cittadini, come l'utilizzo del pagamento elettronico tramite il cashback promosso dal governo. A spiegare però le difficoltà dovute al suo effettivo utilizzo, l'ADOC di Brindisi, che traccia un bilancio dopo gli acquisti natalizi. Eppure apprezzabile come provvedimento del governo, mirato anche diciamo, a una lotta all'evasione fiscale, all'incentivazione di sistemi di pagamento elettronici da parte dei cittadini, riteniamo che sia stata fatta una grossa discriminazione. Nei confronti dei cittadini, perché c'è una grossa fetta della popolazione che non è avvezza all'utilizzo del, del pagamento, ma c'è di più per poter accedere a questo tipo di pagamento. all'utilizzo di questo sistema di ristoro diciamo, del, delle somme in percentuale eh, effettuate, pagamenti effettuati tramite pa banco, marto, carte di credito. E parecchi cittadini praticamente hanno difficoltà per accedere per richiedere lo speed o addirittura per scaricare le app perché non dispongono di smartphone quindi di fatto si è creata una discriminazione tra i vari cittadini contribuenti quindi abbiamo una grossa fetta di popolazione che va da un'età dai 25 ai 55 anni che sta notevolmente utilizzando il sistema uno fra tutti il pago bancomat, tant'è che ci risulta anche che siano stati sforati anche i limiti mensili di utilizzo dei pagamenti tramite questo sistema e una grossa fetta di popolazione, la più anziana ma anche tra i più giovani, che non ha avuto la possibilità di scaricare lo speed, di non, avere, non ha l'identità digitale e quindi che non, può, non ha potuto usufruire di questo, di questo dispositivo.